Come vi ho accennato su Instagram, l'estroboloma è l'insieme dei batteri che regolano l'attività degli estrogeni, cioè gli estrogeni vengono prodotti dalle ovaie, però la loro attivazione, cioè la loro capacità di legarsi ai tessuti, è regolata da questi batteri che costituiscono appunto l'estroboloma attraverso un enzima che si chiama beta-glucuronidasi. Il disequilibrio di questi batteri, quindi un'alterazione della flora batterica a livello intestinale, può provocare un deficit estrogenico tissutale. Ciò cosa intendo? Il fatto che questi estrogeni, anche se presenti nel circolo ematico in quantità sufficienti, possono non essere attivi per attaccarsi a livello di vari tessuti. Quindi, tutte le pazienti che hanno una disregolazione della flora batterica intestinale devono stare molto attente perché potrebbero avere dei disturbi sessuali o comunque urinari legati al deficit estrogenico proprio per questo tipo di disequilibrio. Oggi il disequilibrio della flora batterica intestinale sta diventando un argomento molto interessante e anche molto efficace perché abbiamo visto che la presenza o l'assenza di alcuni batteri regolarizzano proprio anche la risposta a determinate terapie. In questo caso io parlo di estroboloma, nel senso che molte pazienti mi riferiscono che hanno tanti disturbi intestinali e loro non lo associano al deficit estrogenico, invece sì, dovete associarlo al deficit estrogenico perché l'alterazione della flora batterica del vostro intestino regola l'attività degli estrogeni, anche se avete una produzione normale a livello ovarico. Quindi state attente e quando andate dai vostri urologi, dai vostri ginecologi, non dimenticate mai di parlare del vostro intestino, perché quello potrebbe essere la chiave di volta per tornare a una condizione normale per quanto riguarda i disturbi urogenitali.